Angela Carluccio, candidato sindaco per la città di Brindisi, campagna elettorale che entra nel vivo con qualche esagerazione sul piano del confronto dialettico, ma può starci. Sì, sicuramente può starci, e sono dell'avviso che ciascuno può esprimere liberamente le proprie opinioni e le proprie considerazioni personali, che tali rimangono, poi ciascuno ha capacità di condividerle o meno, essere d'accordo o no, però sono dell'avviso che ciascuno deve avere la possibilità di dire quello che pensa. Parliamo di cose concrete, di programmi, di impegni per questa città. Allora, io sono dell'avviso che non siamo in un tempo in cui si possano fare grandi programmi da libro dei sogni, cerchiamo di essere concreti e di individuare delle tematiche più ad ampio raggio, intorno alle quali poi dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni condivisibili sulla base di progetti sicuramente realizzabili, misurabili, rispetto ai quali dobbiamo misurare le nostre capacità. Una donna candidato sindaco è già successo in questa città, ma i tempi sono cambiati. Qual è il significato di questo impegno? Il mio impegno è quello di mettere a disposizione di questa città tutte le mie capacità e le mie risorse. Lo faccio con uno spirito, se vogliamo, materno, ma sicuramente con un occhio attento a quelle che saranno le problematiche che verranno poste alla mia attenzione. Ritengo che avere dei figli, essere madri, essere già impegnati sia un valore aggiunto, e ho deciso semplicemente di mettere a servizio della mia città quella che è la mia esperienza di vita, perché poi ho già avuto modo di dire che non ho esperienze precedenti nell'amministrazione, non ho avuto incarichi istituzionali, quindi se vogliamo non so bene come funziona la macchina amministrativa, ma sono pronta per imparare, per valermi dei consigli di chi mi starà accanto. Lo status di mamma è una realtà inconfutabile. La collocazione politica, una donna candidato sindaco moderata, che significa? Ma moderato è un po' l'aggettivo che rispecchia la mia personalità. Sono una persona molto pacata, tranquilla, non mi piacciono gli animi troppo accesi, mi piace il confronto leale, corretto, e sulla base di questo ci dobbiamo confrontare, insomma, fermo restando che ciascuno può dare il suo apporto e che lo scambio deve essere sempre costruttivo, ecco, tendere sempre a che si possa migliorare anziché distruggere quello che di buono si può fare. Sono sicura che ciascuno può dare un apporto positivo e quindi credo che adesso più che mai sia il tempo di mettere da parte le polemiche, le contestazioni fine a se stesse, ma dobbiamo impegnarci tutti per dare una risposta a questa città che aspetta da parecchio tempo. Realizziamo questa intervista nel porto di Brindisi, una risorsa straordinaria, ma come possiamo valorizzarla veramente? Beh, sicuramente dobbiamo lavorare perché dobbiamo attirare gli investimenti nel nostro porto. Siamo un porto naturale, unico nel mezzogiorno, e spesso forse siamo stati un po' trascurati. Dobbiamo lavorare perché dobbiamo riacquisire quelle che sono le nostre legittime, i nostri legittimi diritti ed aspettative. Siamo un porto naturale che ha delle strutture, infrastrutture portuali e retroportuali che forse nessun altro porto nel mezzogiorno ha, quindi dobbiamo lavorare per metterle in risalto e per ridonare lustro a questo porto. I dati mi dicono dell'ultimo anno sono in crescita rispetto ad altri porti che invece hanno registrato dei dati un po', diciamo, delle criticità, ecco. Quindi dobbiamo continuare a lavorare in questo senso e impegnarci per riavere quella che è una nostra grande risorsa.